Mi piace molto la figura di Forrest Gump, no? Sedermi e raccontare perché ho voglia e necessità di raccontare, alzarmi e correre perché ho voglia di correre, ho bisogno di correre. E questa cosa qua fa che io non mi senti legato a uno spazio, a uno studio, a qualcosa di fisso. Cioè muoversi, stare in movimento, fermarsi, è una modalità di arricchimento, di riflessione allo stesso tempo. È la quotidianità mia che è fatta così. Ma non penso non solo mia, penso di ogni uomo contemporaneo oggi. Oggi siamo un po' tutti su una scala mobile dove tutti ci passano ma nessuno si ferma. Poi riguarda l'organizzazione del lavoro, la costruzione di un progetto, meglio di un'idea, può nascere tramite i mezzi come il computer, come uno piccolo spazio, uno grande spazio che viene affittato per un momento, temporaneo. Mi ha sempre un po' fatto ridere l'idea un po' del maestro, no? Che si chiude dentro il suo studio e poi esce come quello che ha scoperto che anche la luna si può toccare, invece le cose si arrivano viaggiando, incontrando, anche fermandosi. Se devo parlare dei miei lavori, dei miei progetti come vengono definiti oggi, anche se non mi piace definirli progetti perché il progetto sembra più da architetto, invece a me piace l'idea e dall'idea poi si sviluppa tutto un lavoro dietro che non è detto che deve essere progettuale. Spesso nei miei lavori l'elemento casuale è molto importante, è quello che alla fine fa ribaltare il lavoro. Quello che decide spesso. Vorrei parlarti di uno dei miei primissimi lavori, il confessionale, si chiama Ready Made. Praticamente mi invito in una mostra a Tirana, una mostra collettiva, dove il titolo è Tell a Story, racconta una storia. Ognuno degli artisti doveva portare qualcosa, che raccontasse qualcosa. Io pensai di portare un oggetto che per eccellenza raccoglie storie. E qual è più che il confessionale? Decisi di andare per le chiese di Tirana a chiedere un confessionale in prestito solo per questa mostra. Semplicemente un oggetto portato dal suo ambiente naturale dentro uno spazio espositivo. Andai fino dal vescovo di Tirana e lui mi disse: guarda che gli artisti li devono fare le cose, non li devono trovare già pronte. Sorridendo, entrambi gli risposi che penso che le cose sono state già fatte e noi dobbiamo solo spostare le cose. Alla fine decido di costruirlo questo confessionale. Andai dai falegnami, che per caso erano musulmani e si sentivano in colpa di fare questo oggetto. Mi fecero questo confessionale e non solo, me lo portarono anche dentro la mostra. Cosa succede? Dopo la fine della mostra, il confessionale viene regalato a una chiesa in costruzione. Questo, situazione casuale, ribaltata proprio dalla situazione circostante, fa che un'opera che viene costruita apposita per una mostra torna alla sua origine, alla sua funzione, e questo è come se, per questo lo intitolai anche Ready Made, come un omaggio al ribaltamento di nuovo di Ready Made, a riportare le cose al loro posto. E per tornare sul riportare le cose al loro posto, posso citare da questo uno dei primi lavori, posso citare anche l'ultimissimo lavoro che si intitola Those who tried to put the rainbow back in the sky, coloro che cercarono di rimettere l'arcobaleno in cielo. È un film, in realtà, è un corto che parla di tre persone, una papera, che si trovano in una nave di cemento armato. Casualmente trovano un pezzo di arcobaleno caduto dal cielo.
Dopo punti interrogativi e questioni a cosa può servire, cosa possono fare con questo pezzo di arcobaleno, l'ultima decisione rimane che semplicemente riportiamolo al cielo, da dove è caduto. E loro si mettono in alto, in cima della nave, di questa nave di cimento armato, e il video finisce con una tentazione loro che cercano di mettere questo pezzo di arcobaleno, che tra l'altro è di cimento armato, come la nave. Questa nave adesso, per tornare, è in Albania, in un piccolo paesino che si chiama Velmish, vicino alla città di Fier. E lo scoprì così, viaggiando, e mi interessò perché il sogno di questa persona che l'ha costruito era proprio fare nella sua terra una nave, e aveva deciso di fare questa nave di cemento armato, e lui lo considera come una scultura, perché mi spiegava che andava in un punto della collina dove si vedeva da lontano la nave. Lui diceva: no, qua va bene, c'è da aggiungere, c'è da togliere, via. Io mi chiedo: ma se lui mette una nave in mezzo all'erba, in mezzo al nulla, allora anch'io posso provare a rimettere un arcobaleno in cielo? Il video è stato girato in una giornata unica perché volevo seguire il tempo delle tragedie greche, quelle con il sorgere del sole e con la fine del sole. Un mio amico artista che mi dice: sei sky oriented, sei orientato verso il cielo. In realtà non sono più interessato verso quelli che vivono sotto il cielo. E anche il video della Luna, che fu presentata al padiglione albanese, la Biennale di Venezia del 2011, era un lavoro performativo dove io tento di toccare la Luna. Come? Intanto aspetto la Luna per un anno intero, quando la Luna non era stata mai vicina alla Terra come gli ultimi 18 anni. E aspetto questo momento con ansia per semplicemente toccarla, ma in realtà non tocco la luna, ma mi butto da 50 metri con il bungee jumping per toccare il suo riflesso sul lago. È un sogno, un'utopia, anche un'illusione, però ritengo che il sogno è una necessità. È una necessità che va coltivata e va portata avanti. Cioè, la mappa che vedi è la mappa di Torino degli anni 70. Boetti prende questa mappa qua e segna, traccia i studi degli artisti che lui frequentava in quei anni. E semplicemente questa mappa compaiono, non mi ricordo quanto, 10 nomi che coincidono con i nomi degli artisti dell'arte povera. Che faccio? Prendo questa mappa e chiedo a tutte le persone delle istituzioni di Torino, ad ogni singola persona, anche gli artisti, di dirmi tramite la loro memoria tutti gli artisti che hanno vissuto dagli anni 70 ad oggi a Torino. Costruisco una costellazione di nomi, traccio delle linee di storia di una città dagli anni 70 ad oggi, che viene costruita questa costellazione tramite la responsabilità della memoria di queste persone che hanno vissuto e vivono oggi Torino. Non vuole essere un lavoro melanconico sulla memoria di una città, è proprio sulla responsabilità della memoria. È molto interessante perché i giovani artisti mi avevano mandato la lista dei nomi o dell'arte povera, o dei loro amici artisti che vivono oggi a Torino. È come se ci fosse un vuoto totale di memoria delle generazioni di 80, 90. È un lavoro che si proietta nel presente, parte dal passato, però mette i punti interrogativi sul futuro, su cosa vuol dire fare l'artista, sull'impegno del fare l'artista. Infatti, per collegare a un mio lavoro che sto portando da tanto tempo avanti,
che più che un lavoro è un obiettivo, l'obiettivo è quello di portare il concetto di fallimento dentro le accademie e le università. Cosa faccio? Chiedo agli insegnanti di fare una lezione performativa all'insaputa dei loro studenti, non sulla storia dell'arte, come noi siamo abituati nell'Accademia dell'Università, ma sugli artisti falliti. Cioè loro, in un attimo a sorpresa, entrano in classe e dicono: questa lezione che sto per fare è una lezione di Drian Zenelli e io adesso vi racconterò la storia degli artisti falliti. E fino adesso ho realizzato due lezioni, uno alla UAV, uno all'Accademia Albertina di Torino e adesso sto preparando uno per NABA. E ci saranno altre. Io se un giorno sentirò che qualcuno ha tenuto una lezione sul fallimento in un'accademia, in un'università, io sarò molto contento perché vuol dire che questo obiettivo è stato avviato. È una parola forte perché il fallimento proprio viene vista come negazione. Il fallimento nella vita, non solo nell'arte, è una possibilità per iniziare un'altra via. Infatti, in queste lezioni ci sono personaggi diversi della storia che smettono di fare arte, ma iniziano a fare un'altra cosa e hanno successo in un'altra cosa, come nella curatela, alcuni nella politica, alcuni falliscono anche nella politica. Alla fine la storia ha più persone che hanno smesso di fare gli artisti che hanno continuato. Uno può dire: ma un artista non smette mai di essere un artista. E io, è ovvio, però ci sono due differenze: essere un artista e fare un artista. Essere artisti, siamo tutti artisti. E tutti si sentiranno legittimamente per sempre artisti. E faranno anche delle opere, perché è una necessità, no? Fare. Però, come dice Anthony Montadas, fare l'artista vuol dire lavorare, è un impegno, è muoversi, è incontrare, è avere il deadline. E avere, cioè, un certo rapporto, avere, comunicare. Cioè, e questo, cioè, il lavoro è tutta un'altra cosa, ha le sue difficoltà, e non, per cui non tutti riescono a fare l'artista. È bella la vita d'artista? Diciamo che fare arte è una fortuna, avere la possibilità di essere nel mondo dell'arte, perché tramite anche la visione di altri artisti, ma non solo, di altri colleghi, tu hai il modo di vedere il mondo non solo unidimensionale, ma in diverse dimensioni. Fare l'artista è un impegno, ma questo non vuol dire che in maniera diretta l'artista deve lavorare con la politica o contro la politica o con il sociale, con la socialità in maniera diretta per sembrare un impegno. Quando parlano di progetti, a me non piace definire progetti, ma mi piace definire impegno. Volare e fare una nuvola. E buttarsi e toccare la luna, almeno cercare di fare queste cose, o rimettere l'arcobaleno, il cielo, è una necessità, però nello stesso tempo è un impegno, perché te vuoi che l'opera non rimanga solo nel tuo cerchio, vuoi che sposti anche nuove riflessioni, nuovi pensieri, solo in quel momento l'opera sta vivendo.